Un messaggio di forza e coerenza, di amore per la legalità e la giustizia è quello che arriva da Matera, da Pietro Grasso, già magistrato e già presidente del Senato della Repubblica. All'Istituto Pentasuglia ha presentato agli studenti il libro Paolo Borsellino parla ai ragazzi, con la prefazione di PIF. Incontri fortemente voluti da Grasso per portare ai giovani il messaggio di Borsellino, magistrato morto per la lotta alla mafia il 19 luglio 92 in via D'Amelio a Palermo. Il messaggio che lancio ai ragazzi è quello di vedere Paolo Borsellino come una persona da imitare, un simbolo che possa creare delle generazioni molto più piene di valori, di ideali. E questa è la mia terza vita, diciamo, perché appunto dopo la magistratura e la politica sento di dedicarmi ai ragazzi come un impegno civile, un impegno che non può assolutamente mancare. L'unico problema della giustizia, quello vero, è la celerità della giustizia. Una giustizia lenta è una non giustizia, sia nel campo penale che nel campo civile. E questa è la cosa più difficile da realizzare, perché è un problema che si può risolvere in maniera complessa, attraverso risorse, attraverso tecnologie, attraverso organizzazione, attraverso nuove leggi. 30 anni dall'arresto di Totò Riina, ecco, dottore, col senno di poi si poteva gestire meglio quell'operazione, soprattutto dopo il covo di Totò Covo di Riina. Totò Riina. La famosa agenda rossa forse poteva anche essere lì. Diciamo che sono ipotesi che dopo 30 anni ancora, questa è la cosa che più ci deve far pensare, che forse qualcuno sa, ma qualcuno ancora non fa chiarezza e verità su questi momenti. E cercare la verità è un imperativo che non dobbiamo mai abbandonare. Però devo dire, non credo che dopo tante indagini, tanti processi, una commissione d'inchiesta oggi, se non c'è una rivelazione della verità da quelli che sono i protagonisti, cosa che non hanno fatto in 30 anni, beh, io penso che sia difficile a qualsiasi livello di poter arrivare alla verità se non c'è una collaborazione vera di chi è stato il protagonista di quelle azioni. Quando lei, ragazzi, possono soffrire di questo, diciamo, deficit di verità che lo Stato non riesce in qualche modo a chiarificare? Guardi, io da sempre, per tutta la mia vita, e continuerò a cercare la verità, soprattutto sulle stragi. Devo dire che la mancata perquisizione del covo di Rino è solo uno dei tanti segreti e misteri che ancora il nostro Paese deve svelare. E noi dobbiamo continuare su questa strada.